Presidente. Beh, amici, ci troviamo in un momento... addirittura, giuro che non li ho pagati. Ci troviamo in un momento complicato. Voi vedete, al di là di quello che succede in Padania, quello che sta succedendo nel mondo. Vedete che purtroppo venti di guerra funestano tutta l'area medio orientale, l'Africa, purtroppo funestano anche l'Europa, perché ci troviamo dentro una guerra e bisogna capire da che parte noi vogliamo stare. C'è il mondialismo, c'è la globalizzazione e la Lega si oppone a questo. Noi dobbiamo essere quelli che invece rivalutano le identità, che rivalutano le tradizioni. Ma è evidente che per fare questo dobbiamo avere dei paletti fermi. Io ho già consigliato al nostro segretario, a cui va un grandissimo ringraziamento, perché ricordiamo ci eravamo al 3%, adesso i sondaggi ci danno al 7,5%. Per fare una battaglia identitaria non possiamo prescindere dal patto di difendere la famiglia, di combattere contro l'immigrazione. Ho letto che Alfano ha detto che bisogna prendere le caserme per ospitare gli immigrati. Ecco, io penso che se vogliamo aprire un dialogo con il centrodestra non sia più la parola giusta. Noi dobbiamo aprire un dialogo con il fronte identitario. Sicuramente Alfano non fa parte di questo fronte identitario, perché una persona che permette l'immigrazione clandestina, come è in questo momento, e che in Europa, esattamente come fa Forza Italia, è servo della Merkel e vota Juncker, non può essere persone che fanno dialoghi con noi. E dobbiamo ripartire dall'identità, dalle tradizioni, e non dimentichiamoci il pericolo islamico. Cari amici, questo è un pericolo vero e proprio. Noi non avremo una Padania se non difendiamo dal pericolo islamico i nostri figli. Noi siamo un movimento non nato per vincere un'elezione, siamo un movimento per dare una nuova società, per dare un cambiamento, per fare in modo che i nostri figli vivano nel loro territorio sicuri e fieri e orgogliosi delle proprie tradizioni. E quindi questo fronte identitario, che comprende sicuramente anche altre persone al di fuori della Padania, ma che comprende anche tanti movimenti politici in Europa, dobbiamo crearlo noi. È chiaro che non possiamo adeguarci al politicamente corretto. Chi è nella Lega non deve essere politicamente corretto. Chi è nella Lega non deve pensare a un'elezione, ma deve pensare a un nuovo modello sociale. Un modello sociale basato sulla famiglia e basato sulle nostre tradizioni. Io mi auguro che tutti noi siamo ben consci che servirà lo spirito di crociata, servirà lo spirito di sacrificio. Ognuno di noi dovrà rimetterci qualcosa per fare questa battaglia, ma rimettendoci qualcosa sicuramente faremo in modo che i nostri figli possano avere un futuro libero e sano in una Padania libera e sovrana. Padania libera e viva l'Europa delle tradizioni e dell'identità. Grazie.